Amici di Sportland dal centro sportivo Sesto Rondò, va in scena la quinta giornata del girone A del campionato di calcio a 7 over 40. In campo Consorzio Birre Sesto contro Beverly Imps. Attenzione, perde palla e punisce in vantaggio il Consorzio Birre Sesto con il gol, se non vado errato, di Esposito. Attenzione ancora, attacca il pallone nuovamente per Ortolina, ancora lui, dopo 20 secondi, doppietta di Ortolina. Bello il pallone filtrante, grande chance. Pallone in area di rigore col mancino, palla che esce di un soffio, andrà lo stesso Scaramuzzino, anzi sì, va lui col destro, basso, buona la risposta del portiere, la palla rimane buona. Cross in mezzo, colpo di testa che esce di un centimetro, tentato da Resta. Attenzione qui, grandissima chance sprecata da Coppola. Cross in mezzo, a porta vuota, arriva il gol meritato per il Beverly Imps, segnato da Stefano Coppola. Calcio di punizione col mancino, traversa piena. Attenzione qui, il corridoio centrale, grandissima risposta su Resta del portiere Parma. Occhio Ortolina, stavolta passa e arriva la tripletta per Ortolina, è il gol del 3-1. Pallone dall'altra parte, occhio che può riaprire la partita, pallonetto e poi di testa c'è ancora Coppola. Parmigiani respinto ancora, ci prova il numero 2, arriva il pareggio di Beverly Imps con Daniele Parmigiani. E finisce qui dunque 3-3 tra Consorzio Birre Sesto e Beverly Imps. Con Ortolina protagonista di questa sfida con una doppietta, allora sicuramente tante cose buone ad inizio gara, poi nella ripresa siete un po' calati fisicamente, c'è stato il rientro degli avversari, che cosa c'è però da tenere di buono? E vabbè, è un po' la caratteristica nostra, tutte le partite siamo calati nel finale, purtroppo andiamo a casa scontenti perché una partita così andava vinta, potevamo vincerla, l'avevamo in pugno e l'abbiamo sprecata secondo me, perché andiamo a casa scontenti, era nostra questa partita. E per il futuro che cosa si può fare per riaggiustare questa situazione? Il futuro più immediato, la cosa più importante, andiamo a berci una birra tutti insieme. E poi non c'è da raddrizzare la situazione, siamo un buon gruppo, ci stiamo conoscendo, sono le prime partite che giochiamo insieme, cominciamo a trovarci, a conoscerci un po' di più, anche oggi davanti con Enzo abbiamo cominciato a trovarci, miglioriamo di partita in partita, dobbiamo essere un po' più cattivi e un po' meno ingenui su alcune cazzate che abbiamo fatto durante il secondo tempo. Grazie mille, gentilissimo, in bocca al lupo.